Salve a tutti, io sono Risler e benvenuti ad un nuovo episodio della campagna di Vossaltin. Allora, ho fatto un po' quello sbiarrione con Zarina, ci ho perso l'esercito, adesso però le cose stanno andando, dovrebbero andare un po' meglio. Sto vedendo che questo esercito dei percorritori dei mondi si sta avvicinando a Erengrad, che sta appunto reclutando. E mi preoccupa un po' una cosa perché potrebbe bloccarmi il reclutamento. Questo è un esercito niente male con un sacco di mammut. A nord invece, Kostaltin, abbiamo deciso che devi andare ad eliminare Archeon. E quindi devi andarci e basta. Cioè, deve prendere le fortezze e via. Qua invece stiamo mandando Evelina a combattere contro Astragoth, contro due eserciti dall'alto di Astragoth. Non penso che da solo ce la faccia, quindi avrà bisogno di, come dire, di una mano. Magari gli mandiamo Kostaltin e cerchiamo di eliminare prima Astragoth, anziché Archeon. E qua invece stiamo reclutando un nuovo esercito che dovrebbe andare a Zarina, non appena sarà disponibile. Poi dovremmo anche respeccarla in realtà a Zarina, vabbè, poi vediamo. Allora, nuova tecnologia intanto per noi. Armature per i cavalcaorsi. Mi piace, facciamo l'armatura dei cavalcaorsi. Allora, Kostaltin, una cosa, mettiti qua, vai, ti avvicini via mare. Che se tu ti metti qui, poi Astragoth arriva al prossimo turno. Quella è la fregatura. No, fai una cosa, vai a Caracalla, ti metti nell'insediamento e buonanotte, suonatore. Qua tu stai reclutando. E tu pure, cioè è finita la pacchia, cioè non posso fare più niente in questo turno a livello di movimenti di eserciti. Poi il resto, vabbè, il resto. Allora qua vediamo un attimo cosa possiamo fare, cioè, anche se voglio reclutare qualcosa, questo mi dai fasci di pellicce, sono buoni, 5100 facci. Ci metto le mura, il gioco è fatto. Ma sì, ci metto le mura. Potenziamo il ferro, eh? Sono soldi. E anche le gemme. Legno. Ma sì. Qua volevo fare l'oro. Oh, buono. Buono, 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 buono. E ok. Ma è possibile che non si riesce a fare un trattato diplomatico, una sottospecie di alleanza con qualcuno? Proprio zero. Sono curioso di vedere quell'esercito dei percorritori dei mondi se mi mette sotto assedio Erengrad oppure no. Io non credo, però boh, se vuoi mai sapere. Le AI è imprevedibile certe volte. Ho 86 fazioni rimaste in gioco. Non mi dimmi di chiari guerra, cioè sono stronzo. Vabbè, raga, cioè, sto in guerra contro chiunque. Cioè, mi stanno di. Le AI mi dichiara guerra per sport ormai. Vabbè. Erengrad è sotto assedio, mi ha messo sotto assedio. Questo. Ha bloccato anche il reintegro. Ma, insomma, risoluzione automatica vincerei. Questo qua in realtà sarebbe da giocare, cioè, però, vabbè. Diciamo, in questi casi non la gioco quasi mai, quindi, no. E comunque l'avremmo vinta, cioè, non è che. La vincevamo, la vincevamo. Allora, qua dobbiamo comunque. Sto cercando di aggiornare le truppe qui. Vediamo che se mi riesce o meno, ma mi dovrebbe riuscire. Cioè, i cavalcaorsi vi dovrei prendere dal globale in ogni caso. Vabbè, reclutiamo due cavalcaorsi dal globale. La Kostaltin. Ah, non so, sono tre gli eserciti. Usula ma domsir Mannaggia la mutar. miseriaccia Blasfemi. zozza. Storm summoner. Obey.
the ice calls. Discretion must be employed. Ma secondo me non scatterà mai l'imboscata, però cioè. Fa niente, è una cosa. Zarina, dove stai? Cioè poi Zarina me la devo respeccare, cioè. Quindi sta qua e poi la caccio via per tre turni perché la devo respeccare, cioè vabbè, surreale come cosa. Il boiardo, vediamo un po'. Il boiardo è da respeccare. Cioè vado, me ne vado per un'idea. È da respeccare il boiardo. Lei è livello 15 e lei è da respeccare. Vabbè, si doveva fare prima o poi, raga. Cioè non è che adesso non c'è il conduttivo della fame. Continuiamo a tenere lui per così per reclutare. Cosa può essere reclutato? A parte il fatto che, ma indipendentemente da tutto, c'è un patriarca. Dovrei anche reclutare una fanciulla. Me la tengo pronta lì. Oh, bella forza. Patriarch of Kislev. Regaliamoci una fanciulla. Stai con Zarina, vabbè. Ah, quindi facciamo conto che abbiamo un patriarca. Facciamo conto che abbiamo il patriarca. Quindi abbiamo 14 unità. Dobbiamo fare un po' di tiro. Ma qua non posso reclutare né Yakshina. Che schifo. Cioè non posso reclutare né Yakshina né gli Strelzio. Cioè non sono le guardie dei ghiacci. Perché le guardie dei ghiacci, cioè, non c'hanno penetrazione armatura. Quello è il, cioè, quello è il problema delle guardie dei ghiacci. Sono così. Sinergizzano benissimo con la Zarina. Cioè, per amor di Dio. Per amor di Dio. Però, insomma, mi farei un paio di strelzi e tre a cascina qua in tutto. E, cioè, ci vorrebbe un'unità mostruosa. Cioè, ah, questi qua sono abbastanza forti. Però, sinceramente, sono anche un po' impacciati, sono deboli al tiro, cioè. Oh, facciamo, spariamocela uno Oz elementaria, cioè, ci vediamo il pensiero, poi al prossimo turno arriva la Zarina, cioè, no, al prossimo turno, quando arriva la Zarina, si vede, questa è la strega dei ghiacci, cioè, infatti la chiamata del guardiano. Maiden of questa... the Frost. No, metti il 3% di velocità di ricerca, che è pochissimo. Ma questa che... ma dove è uscita questa? Hey, sta pure un patriarca. Ma chi è? Da dove è uscita sta gente? Frost, scusate. Boh, questi li piazzerò in un esercito. Cioè, non so quale. Cioè, boh. Per il momento teniamoli qua. Poi si vede. Poi si vede. Vediamo un po'. The forest one forbid it. Vabbè, tragadrac. Mo c'è le potenze o le mura. Vaffanculo. Non c'ho più soldi. Ho reclutato tantissimo. What? It is night. Va bene. Andiamo avanti. Questa sarebbe da giocare. Vedo due eserciti contro tre. Oh, li spappoliamo proprio. A meno che lui, vabbè, poi ovviamente ti tira fuori tutte quelle magie. Questa qua ce la giochiamo lo stesso perché voglio. È più per il quantitativo di unità che me la voglio giocare che per la difficoltà in sé. Perché poi tolto lui, questi qui li facciamo a pezzi. Sono tutti o goblin e lavoratori. Cioè, li cancelliamo. Cioè abbiamo le guardie dello zar. Potenziate. Potenziate, da sottolineare come cosa, potenziate. Fa molta differenza quando le unità sono potenziate. Hai voglia degli hack, dei cheat, degli A. Cioè, fanculo, cioè, guardie dello zarro potenziate, livello oro. Con la furia della passiva di costa, al titolo, cioè. Tanta roba. Peccato che non c'ho il... come si chiama? Non c'ho l'artiglieria perché siamo amici divertivo. Cioè, effettivamente poi
Nati del caos non è che sono venuti con le loro unità migliori a combattere contro di noi, eh? C'è da dire. Cioè, no, non dico che mi hanno deluso, però, insomma, no, anzi, in realtà mi hanno deluso. Mi aspettavo di meglio da questi Nati del caos. Sono stati più un fastidio. Tanto loro li mandiamo a combattere tutti quanti insieme. Beh, no, ho capito, danno la cavalcatura nuova alla zarina, però a Costalti non gli danno un cazzo, a Boris non gli danno un cazzo. Vedete perché poi Boris Costalti è bisfrattato, boss con Boris così, cioè, ma... fanno, però poi ci fa sempre le cose a metà, cioè, non... poi svogliata, cioè, non... Ma perché lei è così più veloce di... Quanti venti di magia c'ho? Ah, cinquantina, vabbè. Fa una bella magia d'aria. Tanti danni però, poche uccisioni, però vabbè. I danni ci stanno, però, questo è l'importante. Intanto qua sono arrivati pure i rinforzi. Cioè, vabbè. L'importante è che ci muore Astragoth, che è il più pericoloso. Allora, vediamo un attimo questi come ce li dobbiamo schierare. Ma boh, ma questi ce li schieriamo di così, guarda. Senza né arte né parte, cioè. La cosa particolare è che lui non ha nemmeno rigenerazione, cioè lui non si cura. Allora, facciamo così. Voi andate nel gruppo 5. E senza arte né parte, gruppo 5, andate alla carica. Le unità sono il gruppo 6, ah, un macello. Che macello di unità. E andate ad attaccare. Ma questi non ci muoiono proprio. Ma più che altro è Astragoth che è di acciaio. Vabbè, io qua li ho mandati a caricare, quindi figurati. Ci sta un quantitativo di nemici sta allucinante, cioè. Forse questa farebbe più danni, perché tanto loro non hanno armatura, quindi questo qua non ha penetrazione armatura, però fa un bel po' di danni ad aria alle unità con poca armatura. Vedi? È meglio questo. Quanti danni sta facendo sta macchina? Sta facendo quei bei blobboni per ricordare i bei tempi di Warhammer 2. Cioè, intanto qua la carica delle guardie dello zar sta arrivando. Sono cazzi. E ci stanno gli stealthy corpo a corpo. Vabbè, sì. Cioè. Ma in questi casi mi può andare bene un po' di tutto, vai. Lo accetto in questo caso. Queste sono unità che stanno praticamente, si stanno grattando la pancia, cioè vabbè. Che poi loro sono anche più lenti ad arrivare perché
ci stanno gli alberi di mezzo. Di attacco corpo a corpo aggiuntivo, 136 di attacco corpo a corpo, e Astragot non ci muore, mannaggia miseria. Astragot, cioè, non lo sai che sei un po' troppo tosto. Cioè, le statistiche di Ossaltino sono una cosa, poi è 200 di disciplina, 203, cioè, 206, cioè guadagna disciplina, cioè, 206 fosse armatura, cioè farebbe l'invidia di Torgli. No, se ne sta scappando sto stronzo. Andate a Astragot, cioè, maledetto nanaccio. Qua inizia ad esserci un po' troppa gente, cioè, per qualcosa. Se sta a capire niente, però quello è il bello, cioè. Questi possono anche sparare, perché tanto hanno penetrazione armatura. Anche il Wyrm, ma il Wyrm buttiamolo qua nella, nella mischia. No, riesce a tirare un'altra magia qui? Beh. Tanto la maga, insomma, 58k, ma arriveranno altri danni. Vabbè, mica male. 63k, cioè, butta lui. Ma siamo un po' troppo bloccati, eh? Ci stanno veramente un sacco di nemici che possiamo uccidere. Ok, diciamo che Astragot adesso inizia veramente a stare in difficoltà. Ok, anche il nostro tiro sta sparando benissimo. Ok, vedi, stanno scappando. Costaltin. Astragot è molto in difficoltà. Sta per morire Astragot. Va ben così. Avanzate e caricateli. Qua siamo veramente troppo ammassati. Cioè. Vabbè che siamo per vincere, quindi. Ah, ok, Astragot è morto, quindi. Cioè, abbiamo vinto in altre parole. Teniamo di mira i lord minori. Effettivamente chi combatte ancora? Ma il Wyrm di ghiaccio dove lo posso andare? Andiamolo qua il Wyrm di ghiaccio. Oh caspita, ma qua io sto perdendo una guardia dello zar, no? Non esiste. Ah, ma perché sono arrivati altra. È arrivata altra gente qua. Figurati. No, eliminate queste unità di tiro che stanno praticamente attaccando da inizio battaglia. Cioè, diciamo che hanno dato. Cioè. Ok, è morto pure quel lord. Ok, ah, la loro disciplina è sempre più vacillante. E abbiamo vinto, dai. Battaglia non difficile, però andava fatta, dai. Cioè, quante belle unità. Ho saltato subito 15 perdite. Ma non potevo fare nulla. Cioè, lui poi non ha, non capisco perché non ha usato magia. Cioè, non aveva 20, probabilmente. Cioè, va bene così, va benissimo così. Oh, tutte le guardie. Cioè, qua sta c'ha tutto l'esercito oro,
vabbè, qua ci prendiamo i soldi, diciamo. Qua l'artiglio infetto cade, vabbè, qua ci sta sti Nargol che continuano ad avanzare poco alla volta, ma che palle. E questi si sono presi i laghi di Tischi, perché sono arrivati pure le sorelle della mia. Ma vabbè. Astagot eliminato. E Astagot non c'aveva il tratto di. Cioè, cosa che non c'aveva il tratto di Astagot. Vabbè. E facciamo fanciullo gelido. No, fai questo. I am Constantin, the orthodoxy. Allora, leviamoci un attimo di mezzo tutte queste, i superstiti della battaglia di prima. I am Constantin. Right through the pain. Ok, qui ci andiamo a prendere il massacro delle tribù al prossimo turno. Noi invece. The blizzard take them. Prova ad inseguire loro. First of the bear cult. Only I spread truth. Supreme. Che cosa posso fare? Lei potenzio le statistiche personali. Questa sarebbe da respeccare. Cioè, le guardie dello zar da potenziare. Ma questo stava senza linea di Saliak. No, vabbè, voi dovete rimanere qui per quando è pronto il prossimo esercito. Cioè, tu devi continuare a reclutare. Allora. Questi tre non vanno più bene. E mi fai due strelzi e tre Akshina. In realtà anche questi non vanno bene. Cioè, i tre Akshina non stanno. Uno e due. Cioè, no, no, aspetta. Gli Akshina li posso reclutare anche qui. E cavalca orsi magari due. D'accordo, vai, che poi c'ho anche quello là del. No, non c'ho bisogno di cavalca orsi. Cioè unità da tiro. Flanker, vabbè, ce ne hai tre. Ci vorrebbe qualche unità mostruosa, però qua non la posso reclutare. Cioè, posso prendere al massimo un paio di Wyrm dal globale e via, e faccio anche le unità mostruose. Ma posto così, dai. Vedete poi come l'incom scende, adesso sto reclutando. Zoyshank penso che la posso potenziare ora. La Katarak, incrociamo le dita. Sock Dragon potrebbe cadere per colpa di. Ma questi stanno come i cani, cioè. Stanno a piglia tutto questi. Vabbè. Secondo me è meglio che. Esatto. Investo sugli insediamenti un po' più interni dell'impero. È meglio così. Accordo commerciale con i cani. Vabbè, sono un po' più di soldi, va bene. Fine. Vabbè, vai, vediamoceli buoni. Non si sa mai. Esatto, dovrebbe nascere un'alleanza con i nani. Poi, cioè, per come sta andando sta campagna, io ci faccio l'alleanza con i nani. Poi, scenario in the game, l'ira dei nani. Che poi i nani per il Kislev sono. I nani per il Kislev sono un incubo. Cioè, i nani sono un ottimo counter del Kislev. Oh, wait.
Ricordo che quando parlo di counter io mi riferisco sempre e soltanto al PvE, alla campagna, eh? Cioè io non faccio riferimenti a PvP, non gioco, Father, non ne capisco il PvP, forgive quindi me, quando parlo di for counter, è sempre e soltanto per quanto riguarda il PvE, niente PvP. Qua alleanza difensiva con carro, ma sì, facciamolo, cioè perlomeno inizia ad esserci un'alleanza, la prima alleanza con qualcuno della campagna, ci sta. Va bene così. Non è il massimo l'alleanza difensiva, però meglio così, dai. Boh, poi vinciamo. Non ho idea di come vinciamo, però vinciamo. Quindi grazie mille. return to Kislev's bosom. Cansediamento saccheggiato. La madre terra, eccetera, eccetera. Poi facciamo sempre Wurzel. Questa che vuole, protettrice, meno corruzione, logoramento ridotto. Betrayers! Betrayers all around! Allora ci andiamo a prendere il A massacro delle tribù. Vedete sacrifice to Orson! se riesco a eliminare Astragot in questo episodio, perché ormai ci siamo, eh. Cioè, ho To tolto gli fail eserciti, rimangono free soltanto gli is insediamenti blasphemy. difesi. The ice calls. Qua Make c'è un them esercito da tremble. eliminare. Vabbè, scappa ovviamente, però non può andare Praise abbastanza be to lontano. the blizzard. Eradicate them. Winter fights with us today. Kislev is not callous. Allora, io vorrei con questo esercito, con Evelina. Che a parte anche Evelina va aggiornato alle truppe, però March, adesso there non è is il no momento. alternative. Io in realtà vorrei andarmi a prendere forte. Come si chiama? Forte Dorzhniye Vort. Vabbè, quello. Perché A quello è comunque un triumph for the ice court. insediamento che manca per I eliminare am Astragot Constantin. definitivamente. Quindi ci serve. Repel chaos. Cos'è? Credenza, armatura. No, fammi l'attacco corpo a corpo. Questo Emissary of patriarca the li deve fare ice rinforzare court. tutte. Accept Beh, tu per il momento non suffering. fa niente. Poi tu non fa Maiden niente. of the Voi rimanete così, frosts. belli, tranquilli, fermi, fermi. Quatti quatti e via. La terra dei troll, Porte Ostrosk. Antigiatome, no? Abbiamo detto lasciamo stare. Volksgrad qua, facciamo un bel po' di roba, cioè. La fattoria, per un po' più di soldi, non ci ho. Vabbè, questi ormai sono insediamenti che stanno tranquilli, cioè ci posso investire. Tutte fattorie. Questo me l'ha saccheggiato, il tempio di Emgel. Ma è un po' rischioso fare il ferro qui, però è un investimento veramente basso. Qua penso di stare abbastanza tranquillo, c'ho le mura al 3, cioè almeno che non arrivano eserciti forti. Quel forte dovrebbe reggere in risoluzione What automatica. is it time? Who calls? Alleanza The militare nation con il Regnant. greetings from Va sea. So, bene. Allora, la Antar. sorellanza Lamiana vuole il trattato di pace. Ready. Mi rovinerebbe la provincia. Anche i discepoli di Asciutto These nel trattato di Hashmoot pace are non sono poor. praticamente vicini alla fine, quindi niente, son due trattati di pace che non mi convengono proprio, cioè diciamo. No, vabbè, Astragot adesso deve morire, cioè secondo me è disposto a dare chissà quanto mi dà 3.000 proprio per chi ha poco, non ha soldi, d'accordo che mi dà solo 3.000, mi darebbe anche 20.000 se potesse, ma. Qua ne va della sua sopravvivenza, ma non sopravviva Astragot. Ah, si prende Uzzukulak lui, vabbè. Hearts of ice. Prenditela pure. Poi secondo me saccheggia su.
Moradi ha preso la spada di Kane, che mi sembra che ce l'aveva Tyrion. Ci godo tantissimo. Brava Moradi. Viva Moradi, bella. Allora, questa è tornata. Vabbè, sono tornati i lord che dovevano respeccare. Allora, tu via dalle scatole. Fuori dai coglioni. Vai, Zarina. Zarina, allora facciamo una bella cosa. Potenziamo le tue unità. A partire dalle guardie dello zar. Poi. Ciao. I calca orsi. Ciao. I piccoli grom. Gli strelzi non li potenzio, ma gli strelzi dovrei potenziarli qui. Funzione tempi di ricarica, però non li potenzio. Potenzio pure gli strelzi. Aspetta, ma potenzio anche gli Akushino, cioè. Ah, ma si potenzia anche gli Akushino. No, lo devo potenziare questo. Cioè, c'è verso. No. Si fa la signora dei ghiacci, la regina Khan, velocità, questo non ci interessa, però è per la resistenza qua. Poi ti fai le magie. Un po' apposta, ma così comunque il livello 30. Oh, finalmente la zarina è di nuovo. Anzi, è finalmente adesso pronta per andare a menar gente. Bazzari. Stiamo andiamo a nord, no? Allora, Costaltin. Non riesce in questo turno ad arrivare qui, eh? Vabbè, al prossimo turno va la colonna dei teschi. Lei. Allora, lei è pronta. Lei può finalmente. Cioè, al prossimo turno deve andare a riprendersi il castello Alexandronov. Ora, non so sinceramente se riesco a fare un altro esercito. Penso di sì. Però. Cioè, qua penso che possiamo fare. Entrate agli eserciti, perché il prossimo esercito lo voglio reclutare a partire da qui. C'è un boiardo. Il boiardo al 27. Recluta. Fatti dei di presenza rassicurante. Poi. Potenzi questo. Potenzi questo. Questo. Ti fa fame e timore, cioè. Mamma. With this, my rule is absolute. Warm your hearts with Orson's breath. The ice court shall provide. Andiamo qua, cosa posso reclutare? No. Vabbè, partiamo da loro. Sempre guardia dello zar, sempre e comunque. Andiamo avanti al prossimo turno. No, non ho mosso lei. Porca miseria. No, è che vorrei togliere. Vabbè, in realtà già l'episodio è già venuto abbastanza lungo. Però vorrei eliminare Astragoth prima di salutarmi. Porca miseria, guarda Evelina. Raga, ho visto i tosti di Grimgor, sono abbastanza forti. Facciamoci il segno della croce e preghiamo il Signore che non ci dica una guerra pure Grimgor. Perché poi là vi. Cioè, veramente poi inizia ad imprecare. Perché che palle. Abbiamo rimosso il Mias Antiplayer, ce ne disse qualcuno. Aspetta, fa bene un attimo qua, che posso fare? Decreto, invocazione di Patria, cioè non so.
senza le armi da tiro non è che mi serve molto. Entrate derivanti da tutti gli edifici 5%, questo invece sì. Attacco corpo a corpo se aveva una potenza di tiro. Andiamo alla colonna tedeschi, ce la prendiamo. Sta per scoppiare una rivolta. Beh, chi se ne frega. Sta a vedere come è una rivolta. Andiamo a prendere Fort Dorzinje Vort. Il forte. Forte Dorzinje Vort. Così lei reintegra pure. Ah, noi siamo pronti qui e ovviamente gli eserciti sono diventati due. Tutto questo. Non penso che questa imboscata riesca, però noi ci proviamo lo stesso. Patreon for the ice court. Per dare spiccare. Ma scusa, che stupido. Lei la rispecchiamo e ci mettiamo lei. Ice witch. Such power, such elegance. Forse è inutile quello che ho fatto, però boh, mi andava di farlo, diciamo. Un po'. Costantin non mi sembra di averlo mosso. Aspetta un attimo. No, l'ho mosso Costantin. Forte Ostrosk. Cioè ce l'ho in vesto e mura. Ah, anche no. Intanto Archeon non sta arrivando. Truppe di Archeon arrivano. Bello, tutti questi edifici che ci fanno fare un po' più di soldi. Poi fai una bene una cosa, cioè, qua stanno due eserciti, cioè proprio Archeon nel prescelto, cioè anche se la prendi ovviamente con i miei insediamenti, cioè è tornato Archeon. E quella avrà reclutato da qua. Vabbè. Kragadak, un brutto insediamento. Vabbè, qualcuno sempre non lo dovevo muovere, è inevitabile, cioè non... qua in realtà Zarina può andare contro Archeon adesso. Dove mandare Zarina in quel punto. Vabbè. Avevo investito su Kragadak, sapevo che era rischioso. Il nemico non è riuscito a prevenire la tua imboscata. Allora ragazzi, facciamo così. Volevo eliminare Astagot in questo episodio, però non ci riesco. Questa è un'imboscata che me la voglio comunque giocare, perché altrimenti le perdite sono medie. Io vi ringrazio per avermi seguito, supportate la serie. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.